Lemmi lento lento. Questo è Lemmi. Lemmi è un bradipo e vive con la sua mamma e il suo papà tra le foglie di un albero, nel cuore della foresta pluviale. In generale, i bradipi sono piuttosto pigri. Dormono molto e cercano di evitare ogni fatica. Proprio per questo fanno tutto lentamente, molto, molto lentamente, e stanno bene così. Ma da quando è iniziata la scuola, per Lemmy sono cominciati i problemi. Ogni mattina deve svegliarsi presto e fare tutto in fretta. Deve lavarsi in fretta, vestirsi in fretta e perfino mangiare in fretta. Forza Lemmy, è tardi, gli dice la mamma. Ci stanno tanti lemmi qui, sì. È tardi. Tre lemmi, sì. È tardi, gli dice la mamma. Lemmy scende dal ramo, scivola lungo il tronco, si aggiusta lo zaino sulle spalle, sospira e si mette in cammino. Lentamente, molto, molto lentamente. Lungo la strada che porta a scuola si ferma spesso per salutare un insetto strano, per piluccare dei germogli o per ammirare una farfalla. E quando finalmente arriva in classe è sempre in ritardo, molto, molto in ritardo. Anche oggi, Lemmy? Borbotta il maestro, ma non riesce a sgridarlo. E questi sono i suoi compagni di classe. Ci sono i colorieni. Gli amici di Lemmy, sì, gli vogliono bene. Ma il maestro non riesce a sgridarlo. Di fronte al sorriso pacifico di Lemmy, nessuno riesce ad arrabbiarsi sul serio. A Lemmy piace andare a scuola, gli piace stare insieme agli altri. I compagni gli vogliono bene e sono sempre pronti a fargli festa. Eppure, durante la ricreazione, non giocano mai con lui. È impossibile giocare con Lemmy, dicono. È troppo lento. Lemmy è troppo lento per giocare a palla armadillo. Lemmy è troppo lento per saltare la corda. Ed è perfino troppo lento per la staffetta di corsa delle tartarughe. Così, mentre i suoi compagni giocano a palla, saltano la corda e fanno le staffette di corsa, Lemmy resta seduto ai piedi di un albero a guardare le farfalle. E questo accade un giorno, e anche il giorno dopo, e quello dopo ancora. Lemmy non se la prende, non si arrabbia e non si offende, ma alla lunga diventa triste. Gli passa perfino la voglia di andare a scuola. Un pomeriggio, mentre Lemmy è appeso al suo ramo, sente delle voci allegre e chiassose. Sono i suoi compagni. Stanno giocando a palla armadillo. Non ci può giocare lui perché è lento. Sembra che si divertano un mondo. Finché l'opossum fa un tiro troppo forte e l'armadillo finisce nel fiume. Ed ecco che da un'ansa del fiume spunta il muso di un coccodrillo affamato. Aiuto! Urla l'armadillo. Aiuto! Urlano tutti gli altri. Nessuno ha il coraggio di tuffarsi per salvare il povero armadillo. Nessuno tranne Lemmy. Resisti! Arrivo! Dice Lemmy dall'alto del ramo. No, Lemmy, non andare! Gridano i suoi amici. Non ce la farai mai! Sei troppo lento! Ma Lemmy non li ascolta e si tuffa. Sparisce sott'acqua per riapparire qualche metro più in là, una bracciata dopo l'altra, con uno stile da perfetto nuotatore. In un battibaleno, Lemmy raggiunge l'armadillo. Se lo carica sulla schiena e lo riporta a riva, lasciando il coccodrillo a bocca asciutta. È deluso il coccodrillo. Voleva mangiarsi l'armadillo, ma Lemmy l'ha salvato. È stato un eroe. È stato bravo Lemmy. Evviva Lemmy! Gridano tutti, coprendolo di baci. Non ha mangiato, non ha potuto mangiare.
Sotto il pelo ispido e zuppo, Lemmy arrossisce di gioia. Questa volta sei arrivato in perfetto orario, dice l'armadillo. Infatti i bradipi, che sulla terra sembrano così lenti, quando sono in acqua si muovono molto più veloci. Da allora i compagni di Lemmy hanno trovato un nuovo gioco da fare a ricreazione, le gare di nuoto a bradipo. Ma ogni tanto si mettono tutti distesi sull'erba, di fianco a Lemmy, in silenzio, e restano lì a guardare le farfalle. Perché ogni tanto è bello anche vivere lentamente. Molto, molto lentamente. Il baleno. C'è l'arcobaleno, sì. Si riposano e poi tornano in classe a divertirsi, a fare e a imparare tante cose belle, nuove. Cose belle.